Ciao ragazzi, qui Pilare, bentornati su Bannerlord. Dunque, stiamo cercando di assediare il castello di Tamnu. Però c'è questo esercito di 247 soldati che mi preoccupano un poco e vi spiego subito il perché. Perché solitamente quando attendono così è perché stanno attendendo altri eserciti. Quindi io, per non saperne leggere né scrivere, mi allontanerei. Si avvicinano di prepotenza. E cosa avevo detto, ragazzi? Eccoli qua che arrivano gli altri. No, a sto punto allontaniamoci. La verità, io li attaccherei pure. E che sono troppi. No, sono veramente troppi. Allontaniamoci. Allontaniamoci e basta. 4:25. E chi ce la fa? No, no. Sono troppi. Sono veramente troppi. 4:25. Dove vanno? In viaggio per assediare Husnfulk. Aha. Aha. No, no, no. Aspetta un po'. Aspetta a me. Arco 20. Che palle. Andiamo a Husnfulk. Ritiriamoci dentro. E difenderemo la città. La nostra città. Inventario. Arco da caccia. Questa me la salvi. E frecce perforanti. E anche queste me le salvi, ovviamente. Attendiamo per un poco. No, non attaccano. Smettiamo di aspettare allora. Scusa, dove stanno andando? Shibal Zumr. Che è sempre nostro, però. E come facciamo ad arrivarci? Mannaggia, sono davanti a noi. Questi sono davanti a noi. Mi è un problema. Facciamo così, vediamo un attimino se riusciamo ad... sai, alle volte, a fregarli. Magari proviamo a farci seguire. Dipende com'è, sai, alle volte. No, figurati. Hanno già iniziato l'assedio. Quanti soldati abbiamo qua dentro? Il castello di Shibal Zumr. Non me lo fa vedere. Ah, ecco qua. 145. Ok. Ah, c'era una cosa che volevo guardare. Qui nel clan, un attimino, eh. Dov'è che si guardava? Gruppi? Esatto. Quartier Mastro. Cirusico. Perché io mi sono accorto che non sto guadagnando chissà quanti punti in medicina. Perché? Perché abbiamo appunto... com'è che ti chiami? Salusius. Salusius che tra l'altro mi è già al massimo. Più o meno. Più o meno. Vabbè, non stiamo lì a perderci in chiacchiere. Andiamo a difesa di Shibal Zumr. Entra aiuto ai difensori. Qui perderemo quante... wow, 48 truppe, ammazza, sono tante. Procediamo, dai. Allora, hai affrontato e sconfitto gli attaccanti per raggiungere il castello. I difensori lo aprono, ok, vabbè, con il cancello ben chiuso alle tue spalle, fa una rapida conta delle truppe e scopri di aver perso 8 truppe di fanteria, 7 a distanza e 2 cavalleria. Gli altri gruppi del tuo esercito hanno perso 31 truppe. Mannaggia, mannaggia, mannaggia. Potremmo fare una sortita, però eviterei, la verità. Intanto vedo che hanno conquistato Tamnun. Vorrebbero darlo a Fabio Massimo, quindi a noi. Pagarios. Erragea. Io mi asterrei per il momento. Potrei magari pagarmi un 14 punticini e papparmelo io, Facciamo così. Ottimo. Ottimo. Benissimo. Benissimo. Va bene. Ok, non ci resta altro che difendere il nostro castello adesso. Da 680 soldati. Aiuto. Aiuto. E invece no, perché arriva... chi è? Ok, no, più che fuga, sortita oppure... vabbè, inviamo le truppe, dai. Ottimo. Prigionieri, a sto punto... facciamo così, aspetta, dal per grado. Ok. Ah no, li prendo tutti perché non abbiamo prigionieri. Va bene. Wow. Oh oh. Aspetta, aspetta. Più 15 e questo me lo porta a più 25. Tanta roba!
Vambracci steccati signorili. Aspetta però, ma vuoi mettere la figaggine di questi avambracci? No, li diamo a nostro fratello, va bene. Questi steccati invece li darei a Lycos e va bene. Lo scialle no, però prendo tutto il resto. Ok. Usciamo dall'insediamento, va bene. Abbiamo perso, dunque, abbiamo detto che abbiamo perso qualche soldatino, però non dovrebbe essere troppo, insomma, un problema. Andiamo adesso per villaggi, praticamente. E che cos'è questo? Ah, sì, va bene. Andiamo per villaggi e facciamo reclutare i nostri... quante più truppe possibili. Ottimo. Allora, il nostro obiettivo era quello di prendere il castello di Shibazumr, Ustnfulk e il castello di Tamnu, che... Ma... Scusa, Clan Valeria... Ma di chi... Ah, mi sono confuso. Noi non abbiamo il... Non abbiamo questo... Questo simbolo, il nostro simbolo è questo. Andiamo a Tamnu. Ok, vediamo un attimino di... guardare la gestione del castello. Allora, al momento stiamo costruendo l'esettore dei dazi, che va bene. Poi... il campo d'addestramento ancora, ma sì, dai, l'ufficio del... Cioè, va bene, dai, buttiamo 10.000 dollari, 10.000 danari. O meglio, buttiamo, investiamo 10.000 danari. E andiamo qui a Kuka. Dipende com'è, potremmo anche provare ad attaccare... o meglio, ad assediare Razi. Avviciniamoci. Avviciniamoci e vediamo quanti soldati hanno all'interno. È una città, quindi insomma, teoricamente... dovrebbero avere tanti soldati, 545. Ammazza, un botto, praticamente. Un botto. Ok. Sapete cosa? Aspetterei l'esercito di Raghea e attaccheremo insieme a lei. Facciamo così. D'altronde, 823 soldati. Chi ce lo fa fare a perdere praticamente il nostro esercito? Perché è quello che succederebbe. Attaccando noi da soli andremo a perdere l'esercito. C'è da dire però, aspetta, questi dove vanno? In adunata presso Doka. Facciamo così. Vediamo un attimino se riusciamo a beccare qualche esercito piccolino. E, anzi no, andiamo qua. Andiamo qua. Andiamo qua, andiamo qua, andiamo qua. Who are you? It is better mezzo to know tardi. Each other's names, even if we fight. Questa mi è tosta, Però potremmo cambiare le sorti del... insomma, potremmo, tra virgolette, cambiare le sorti della guerra qua, se riusciamo a vincerla. Anche se la vedo male, la verità. No, facciamo così. Facciamoci attaccare, magari. Ma infatti, esatto, arrivano gli altri eserciti. No, facciamo così. Pigliamo questo qua. Yours is not a fate. Perfetto. Arrenditi o muori. E attacchiamo. E poi cercheremo di prendere anche quello... quello più a, più a sud, quello sotto. Chi è questa? Fisa è arrivata, finalmente. La moglie di nostro fratello Nathanos. Ottimo. Ottimo. Siamo pronti. Molto bene. Dov'è Fisa? Eccola qui. Questa è lei. Vicina, tra l'altro, a suo marito. Bellissimo. Ah no, un piffero. No, no. Non è né l'uno né l'altro. Ok. Allora, vediamo un attimino il campo di battaglia. Allora, qui abbiamo
ai lati la cavalleria e al centro, come sempre, fanti e arcieri. Va bene, avanziamo. Siamo praticamente tutti qua nascosti, esatto, dietro la collinetta. Va bene, va bene, va bene, va bene. Allora, infantry, fanti qua, arcieri qua, cavalleria, seguitemi. Mounted archers! E anche voi. After me! Cavalry! Form a scale! Guardate l'esercito, ragazzi. Come si avvicinano. Il nemico ha dunque deciso di posizionarsi lì. Hanno pochissimi arcieri. Tra l'altro, vedo qualche scudo, sì. Anche se non troppi, la verità. Qua dipende come riusciremo a fare un botto di danni con gli arcieri. Arciere a cavallo. Posizioniamoci da questa parte. Nel frattempo che la nostra fanteria ed arcieri si avvicinano. Una volta iniziata la schermaglia, ovviamente... Wow! Udi! Ok. Fanteria. No. Muro di scudi. Ok. E arcieri, intanto iniziate a tirare con l'arco, dai. Ce la fate? O no? Arcieri, mi avanzate... Qui. Ok. Con la cavalleria adesso io direi di attaccare questi arcieri a cavallo. La fanteria invece mi viene qua. Così. Perfetto. Attacchiamo intanto gli arcieri a cavallo. Wow. 102 danni. Ammazza. Così, senza paura, soldati. Vai. Perfetto. Ok. Cavalleria con arco fatti tutti fuori. Ottimo. Adesso avanziamo. Ah no, non è vero. Non è vero. Ce ne sono ancora il 2. Andiamo a farli fuori se ce la facciamo, eh. Boom. 60 danni. E muori. Ok. Ok, fanteria, avanzate. Vorrei gli arcieri un po' più avanti, però, tipo qua. Ok. Vediamo di far fuori questi cavalli. Comunque, ma quanto è veloce il mio cavallo? Cioè, la mia cavalleria è sempre dietrissimo rispetto a me. Ma di brutto, eh? Ogni volta. Vabbè. Danni, ottimo. Lissio. Rinforzi non ne vedo per il momento. E dai. E loro hanno i cavallini belli veloci, eh. Cavalli aserai. Così. Ok. E niente, è vinta. Questa è vinta, eh. Due soldati rimasti praticamente, giusto? Sì.
praticamente sì. Ottimo. Vediamo se riescono con la carica. Boom. Hanno fatto fuori il cavallo, però lui è ancora in giro, mi sa. Eh sì. Ancora per poco, sicuro. Devi passare. Ma che, figurati. Vinto. Ok, vittoria. Ok. Aumentiamo il carisma, dai. Ah, non è vero, mai nella vita, non me l'ha aumentato affatto. Porca miseria. Allora, fammi prendere il cavallo. Sì, il cibo è qua. Lascerei tutto alle truppe. Sì. Non vedo niente di interessante, la verità. Ok, allora. Armi a una mano, vediamo un attimino. Fai da esempio o lui non ne fa la forza. Allora, più 5% punti esperienza per le truppe del tuo gruppo al termine della battaglia interessante, oppure più 8 morale in battaglia iniziale della... non mi interessa, più 5 morale in battaglia iniziale delle truppe nel tuo gruppo, oppure più 30% sicurezza fornita dalle truppe della guarnigione. Fai da esempio. Ok, io adesso darei un bel punticino all'arco. Qualcun altro no, va bene. Vediamo se riusciamo a prendere questi 74. Non credo, perché sono troppo veloci. No, infatti. 4 feriti. Ammazza, abbiamo perso un bel po' di esercito, Un bel po' di soldatini. 3,53. Miglioriamo il migliorabile. Ok. Qualcun altro? No. Va bene, fatto. Dove vanno? Al castello di Tamnun. Ok. Velocità 3,2. Noi 3. No, vabbè, 3 perché stiamo in coso, in come si chiama, nelle foreste. Magari evitiamo di farci pigliare. Magari. Ecco. Andiamo a difesa di Tamnun, va? Che non la voglio perdere. Attendiamo qua, vediamo cosa fanno, Spariscono nei boschi. No, vanno al sud. Che non perdiamoli di vista più che altro. Tornano. Ed entriamo all'ultimo. Vediamo se riusciamo a convincerli. Niente, non attaccano. Non sono così tonti, ecco, mettiamola così. Aumentiamo un pochino la coesione, va bene. Razi è stata conquistata. Ottimo. Wow, via. Non mi fido. Allora, sì, mi astengo. Se la piglierà Gaia. Te pareva. Ok. 3173. E qui intanto arriva un messaggero alla corte e porta un'offerta di pace dagli Azerai. Gli Azerai pagheranno un tributo giornaliero pari a 2620 per porre fine alla guerra. Teoricamente potremmo votare a favore della fine della guerra, usare questa pace per migliorare il nostro esercito ancora di più, migliorare i nostri
anche se pochi, territori e magari provare ad attaccare l'impero settentrionale o l'impero occidentale. Io opterei però per il settentrionale, dato che mi sembrano in difficoltà al momento. E se dovessimo riuscire, per dire, a toglierci uno degli imperi... Sai cosa? Secondo me ci sta. Anch'io voto sì. Vai. Firmiamo la pace. Firmiamo la pace, va bene. Adesso, sti prigionieri dove li posso mollare? Andiamo... Sai cosa? Andiamo qui. Intanto sciogliamo l'esercito che tanto non ci serve. Via. Perfetto, andiamo qua. Hafisa, bella, bella armatura. Fammi vedere come sei messa un attimino, eh. Scimitarra lunga decorata, va bene. Ha un'armatura da paura, ottimo. Non ha scudo però, ma proprio zero, non ha scudo. Ok. Vedremo poi di trovare uno scudo. Fermi tutti. Che cos'hai? Stendardo del Falco Faris. Cos'è? Penalità alla prigione. Interessante. Interessante. Andiamo a Usnfulk. Ho reclutato un paio di soldati. Adesso abbiamo un esercito di 133 soldati. Però sono qui a Sironea. Perché? Perché c'è un torneo. E vorrei assolutamente parteciparvi. E ovviamente, se dovessi riuscirci, insomma, portarmi il trofeo a casa, con come trofeo lo spacca ossa, una mazza molto molto interessante, molto molto potente. Entriamo. Che fortuna, ci danno l'arco. Wow, noi ricordiamoci che con l'arco facciamo veramente schifo, quindi mi piace il fatto che possa avere. Bellissimo, andiamo a prendere qualche punticino. Dicevo, fa piacere insomma che ci abbiano dato l'arco così da poter migliorare un pochino la nostra abilità. Giavellotti. Siamo molto forti, la verità, con i giavellotti, eh. Però, sai, se riusciamo a migliorare un poco anche con i giavellotti, perché no? Andiamo. Aia. Troppo forte. Troppo forte, Fabio Massimo. Troppo, troppo forte. Vai. Oh, bellissimo. Arco ancora. Ui. Liscissimo. Bello. Aia. Ui. Aia. Aia. Madonna, quanto è lento Fabio però. Dai. Dai. No. Aia. Ok, dai. 26. Aumenta un minimo. Ancora una volta l'arco. Finalissima contro Andrasa l'espropriata. Wow. Gladio e scudo. Calcio. Mamma mia. Fabio. Victory. Bellissimo. Prestigio tutto più 6 spacca ossa. E 750 come guadagno. Mio Dio. Fatemi vedere sto spacca ossa. 55 danni contundente. Questo quant'è che ne fa? 72 taglio però, eh? Lunghezza 71, maneggevolezza. Sai cosa? Lo terrei per il momento. Vediamo poi. Anzi, vai all'arena. Entra all'arena. Vediamo un attimino dove sono gli altri tornei. Parliamo con il capo dell'arena. Onira e Makeb. Ok.
Onira e Makeb, dov'è Onira? Onira, 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 Onira. Oi. Sono io cieco. Ah, eccola qua, Onira. Perfetto, andiamo. E arriviamo ad Onira. Dirigiamoci all'arena, partecipiamo al torneo Cuore Nero. Non mi ricordo cosa sia, devo essere sincero. Ah, lascia. Puntiamo, vai. Ok, gladio e spada, che è quello che ci piace a noi. Tra l'altro quello dove Fabio è fortissimo. Ma figurati. Troppo facile. Troppo facile per Fabio. Ok. Ancora spada e scudo. È Nathanos. Cioè il nostro fratello. Il nostro fratellone. A noi due. Aia. Sarai fortissimo, fratello, ma... Ui, quasi. Poi niente contro di me. Perfetto, dai, dai. Nathanos, ancora lui. Ok, speriamo che non si sia incazzato per la vittoria di prima. Boom. Vai. Colpo di scudo e attacco. Super calcio e via. Figurati. Non puoi nulla. 121 intanto, forma fisica. Molto molto bene. Aumentiamo quanto più possibile. Fabio Massimo, la verità, deve migliorare, eh? Ci sono alcune cose ancora che non fanno gridare al miracolo. Però madonna, ragazzi, quanto è forte, oh. Contro soldati normali è fortissimo, la verità. Contro gente come Nathanos e altri lord, un po' meno. Tanto Cuore Nero. Che poi dirigita Raylan i rubacavalli. Generoso e disonesto. Equitazione, armi in astata, armi a una mano, lancio, esplorazione. Cuore Nero che cos'è? Due mani. Madonna, 123 danni. Ammazza. Però aspetta. Raylan, una mano in astata, cavalli. Potremmo utilizzarlo come cavaliere, però. Sinceramente. No. Io vorrei proseguire con i tornei. Vostrum e Ortongard. Arriviamo a Vostrum. Violalba. Questa sembra una spada interessante. Entriamo. Fortuna, fortuna. Fortuna delle fortune. Con l'arco. Così che possiamo... Che possiamo migliorarci ancora di più. Perfetto. Colpo alla testa. Attenzione, Fabio Massimo. Bello. Ok, ottimo. Arco ora è livello 30. Molto, molto bene. Nessun lord. L'unico lord all'interno dell'arena in questo momento siamo noi. Aia. Così. Ok. Poi vorrei anche guardare la classifica delle vittorie dei tornei, perché se non ricordo male, se si è primi ci dovrebbe essere, se non ero, va a guadagnare praticamente un bonus per quanto riguarda l'influenza giornaliera, se non erro.
Turiados, lord romano che però non può nulla contro il nostro Fabio Massimo. E vinciamo intanto Vuolalba, Vuolalba. Allora, arena, classifica. Wow, siamo quarti. A 25 punti, Guzid 32. Ok. Fatemi guardare sta spada un attimino. Vuolalba. No, la nostra è migliore. La verità. Vabbè, i danni sono uguali, però per il resto è migliore. Vediamo un attimino se riusciamo a darla magari, non lo so, a Nathanos magari. Beh, oddio, no, Nathanos no. Vediamo, tipo Salusios? Eh sì, Salusios. Ah, di quelle spade? Va bene. Lycos che cosa ha? Una spada equilibrata. No, va bene. E quasi quasi questa la venderei. Vai. Ci facciamo l'ultimo torneo. Poros o Kasira. Ci facciamo l'ultimo torneo, ragazzi, e ci si saluta. Eccoci alle porte di Poros. Notte vorrei aspettare giusto la mattina. Ecco qua, andiamo. Cavallo di Asaligat. Entriamo. Questo tra l'altro vale un botto di soldi se non erro. E probabilmente lo venderò. Probabilmente... Oh, bellissimo. Arco ancora una volta. No! Vabbè. Ma chi è quello lì che non muore? Mai nella vita. Figurati. Va bene. Primo round terminato. Ok. Vai così. 124 forma fisica intanto. Bene, puntiamo. Nathanos è un cavaliere pesante imperiale contro Fabio Massimo e un Usat. Io opterei per concentrarmi su Nathanos. Il nostro fratellone è forte, eh? Via così. Togliamoci il problema, togliamoci il pensiero. Ok. Ah. Ok, amico mio. Io contro di te. Che vinca il più forte. Boom! Boom! Figurati. Troppo forte. Ok. Ma te che vale? Ammazza, 15.000, un botto. Se lo dessi a mio fratello. Sono mezzo tentato. Aspettate. Ma chi se ne frega? No, no, no. Mi piglio i 15.000. Piuttosto, vediamo un attimino se c'è qualche armatura. Cotta di maglia da legionario. Legionario. Elmetto con pennacchio. Madonna, quanto costano però. 63.000 danari. Cioè... Bella però, eh. Bella bella.
Un altro elmo, magari? Che poi il nostro elmo è forte, ma fa schifo. Cioè, è proprio brutto a vedersi. Tipo, questo è bello. Però, 124.000 danari, ma chi ce li ha? Ma chi ce li ha? Vabbè, mi prendo l'armatura, ragazzi. Deciso. Dai, ho deciso. Ragazzi miei, prossimo episodio vedremo un attimino di... No, un piffero. No. Il prossimo episodio attaccheremo l'impero settentrionale. Sì. Anche perché, secondo me, sono in guerra. Com'è che guardavo? Aspetta, eh. Ah, sì, esatto. Quindi, Lucon è in guerra contro l'impero occidentale. Esatto. Loro hanno 4.156 soldati, mentre l'impero occidentale 4.008. Ne dobbiamo approfittare. Ne dobbiamo approfittare e attaccarli. Attaccarli e prendere il prendibile. E poi vedremo magari di... Sai... Di pensare all'impero occidentale. Non lo so. Lo vedremo, ragazzi. Io come sempre vi ringrazio immensamente tanto per essere stati anche quest'oggi qui con me. Come sempre spero e mi auguro anche il video di quest'oggi, insomma, sia stato di vostro gradimento. Un like, ragazzi, fa solo che bene. Lo sapete bene. Fa solo che bene, lo sapete bene. Dai, ci vediamo presto, ragazzi. Un abbraccio.